Buongiorno a tutti, sono Matteo Zanetti Bignami di Remax Home District Brescia. Come agente del Remax Collection ho il piacere di introdurvi a un immobile di particolare pregio. Mi aiuterà il collega Cristian Zampetrini, titolare dell'incarico. Ciao Cristian. Ciao Matteo, tutto bene? Buongiorno, sono Zampetrini Cristian, anch'io lavoro alla Remax. E, il sito che oggi ti presento è un palazzo, è una perla importante del paese, un palazzo storico, una dimora storica che ha una sua importanza, rilevanza. Siamo a Borgo Poncarale e nei dettagli adesso vi accompagnerò a fare un tour, una visita per vedere i tratti salienti di questo palazzo e delle sue potenzialità. Siamo nella dimora storica di Agostino Gallo, noto agronomo risalente in età matura del 1500. Partendo dall'androne principale è presente appunto questa torre, si giunge attraverso un elegante portale nel tipico salone d'onore ornato da affreschi realizzati dal Gambara e dal Moretto. Adesso stiamo arrivando col tram al piano nobile, ovviamente questo palazzo ha questa caratteristica di questo appunto salone principale, e vi faccio vedere, vi presenterò una tipica camera padronale con annesso bagno. Ogni stanza aveva il suo camino con la doppia finestra simmetrica, e andando da questa parte sul lato destro, a parte il panorama bellissimo che si vede sul parco, si accede a un bellissimo bagno padronale contenente una vasca in marmo. Troviamo nella parte centrale del palazzo, esattamente nel salone più grande, nella stanza più grande. Questa stanza di circa 80 metri presenta comunque dei particolari importanti, era utilizzata già dai nobili dell'epoca come sala ricevimenti, sala da pranzo e convegni. La particolarità di questa stanza è che si affaccia direttamente nella zona est verso il parco. Ovviamente anche l'attuale proprietario l'ha sfruttata per le occasioni conviviali private, e su questa teca è stato riposto, e ho il piacere di presentarvi, il libro originale, il testo originale di Agostino Gallo, che fu ristrutturato e da lì si scoprì eventualmente la vera storia di tutto il palazzo che vi ho raccontato finora. Molto bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie Cristian per averci illustrato questa proprietà. E in un'ultima frase, cosa diciamo ai nostri visitatori? Sicuramente di venire a apprezzare e vedere questa dimora, che si presta sicuramente per diverse attività ricreative e quant'altro, e soprattutto venire ad assaporare da vicino il gusto e lo stile di questo palazzo che è stato ripreso da zero. Grazie anche a te Matteo per la visita. Grazie. Possiamo adesso andare a berci un caffè, che dici? Che dici? Benissimo. Grazie. Va bene, grazie. Un saluto. Ciao. Ciao.